Fare i conti con l'ambiente, seconda giornata, oggi workshop C4, molto importante, parliamo di preparazione al riuso e valorizzazione, lo facciamo con Pietro Caruso. Quali sono gli argomenti, le tematiche e gli speaker di questa giornata? Ma in questo caso siamo all'interno di quel progetto di trasferimento tecnologico e valorizzazione tecnologica nel sistema dei rifiuti che ha individuato una fase strategica che è quella nella quale soprattutto si pensa non alla parte iniziale, che è quella, se volete, un po' educativa, alla strategia di raccolta, tantomeno a quella dello smaltimento. Quella fase intermedia è fondamentale, che seleziona il rifiuto per un suo utilizzo senza bisogno di eccessivi trattamenti. Chiaro, la ripulitura sì, la selezione sì, ma non un cruento intervento come invece in altre fasi del ciclo di vita del rifiuto. Con noi chi ne parlano? Beh, l'incontro di questa mattina è diviso in tre parti. In una interviene l'Università di Modena Reggio con i ricercatori Rita Gamberini e Luca Galloni. C'è un esempio, un case history della cooperativa sociale Insieme di Vicenza che presenta il progetto Life più Prisca con Francesco Maule. C'è naturalmente, come possiamo immaginare, un responsabile di progetto di Era Spa che è Mirko Regazzi. E poi c'è quel problema della valorizzazione, cioè il valorizzatore di questi rifiuti che se li seleziona è un tecnico. E su questo tecnico interverrà Patrizia Vaccari della Regione, dell'assessorato alla formazione professionale e poi l'importante esperienza del direttore di unità della formazione professionale della Regione catalana, Josep Márquez. Infine c'è un'altra fase importante, che è quella del direttore del consorzio del Reuse and Recycling European Union Social Enterprise, che è Michael Lenn, che parla di come applicare questa strategia del rifiuto trattato in questo modo secondo la direttiva europea, che è 98 del 2008. Questi, insieme a una tavola rotonda, costituiscono il centro, il focus del seminario del sistema della formazione che segue in Europa il progetto di Leonardo da Vinci. Grazie.